Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un'esplosione avvenuta all'interno della sua abitazione in via Cavurra a Casandrino, in provincia di Napoli. Secondo la prima ricostruzione della polizia l'uomo sarebbe entrato in casa ed avrebbe acceso la luce, poi c'è stata l'esplosione. L'uomo, che era ospite per il pranzo da sua sorella, prima di uscire avrebbe collegato la bombola di gas alla stufetta per trovare al suo ritorno la casa riscaldata. Su questa pista stanno lavorando anche i vigili del fuoco, la cui relazione tecnica verrà consegnata nelle prossime ore agli investigatori. L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove ora versa in gravi condizioni. Ingenti danni al palazzo, l'ala del fabbricato interessata dallo scoppio infatti è andata praticamente distrutta. Danni a due auto e quattro mezzi a due ruote semisepolti dal crollo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e interdetto l'utilizzo delle stanze degli altri appartamenti, adiacenti a quello distrutto dall'esplosione.